Mio nome è Fabrizio, sono un ragazzo degli anni 70, ho 70 pieno perciò ho 53 anni e ho una piccola vineria a Torino, in zona Vanchiglia. Ok, il nome della vineria? Il nome della vineria si chiama Porto Ribeca. Porto Ribeca, ed è la più piccola vineria di Torino, perché in pochi metri quadri cerco di fare vino, qualcosa di cibo, vermouth, però è da vedere. Ti chiedo questo, noi siamo rimasti attratti prima parlando con Marco dal van qua e vedo poi scritto Portovino con sempre un furgoncino stilizzato. Mi racconti un po' che cos'è portovino.it? Certo, questo è un nuovo progetto ed è la vendita online del vino, ma non come enoteca. L'idea è di far partire il vino direttamente dalla cantina, che è tanto il modo migliore per conservarlo. Noi puntiamo quelle cantine che non hanno chiaramente la possibilità di avere un e-shop, la vendita online, e che tutta quella parte più noiosa se ne occupa qualcun altro. E questo qualcun altro siamo noi. Perciò chi compra già in cantina, chi va da quelle parti continuerà ad andare, ma chi invece vuole entrare nel mondo dell'online e non dare dei grossi nomi, questa è una nuova proposta, no? Provare a spedire dalla cantina con un prezzo che si avvicini il più possibile alla cantina e non all'enoteca. Quindi l'idea è qual è? Quella di unire, diciamo, l'e-commerce col commercio di prossimità, no? Perfetto. Immagino. Quindi sì, può essere una sintesi. Se vuoi andare in cantina, hai il prezzo della cantina, ma se lo vuoi direttamente a casa hai qualcosina in più per la comodità, più la spedizione, però hai la possibilità intanto di conoscere dei piccoli produttori. La maggior parte sono famiglie che non riescono appunto a seguire tutto quello che è l'online. E noi riusciamo, adesso siamo una trentina di cantine, piano piano stiamo aumentando visto che il progetto è giovane. Quando è nato il progetto? È nato subito, chiaramente, dopo il famoso lockdown. Perché con lockdown io, avendo questa vineria, avevo la possibilità comunque di fare la consegna a casa. La vineria era chiusa, però potevo portare a casa. Ok, ti chiedo ancora questo, noi siamo un giornale delle Valli di Lanzo, quindi ti chiediamo, diciamo, perché a Cantoira, alla Fiera dell'Artigianato, se è la tua prima fiera e cosa ti piace di più, perché diciamo vieni qui a esporre, no, i tuoi prodotti. Parlo al plurale perché questa cosa la facciamo in due, sono io e Virgilio, che è soprattutto lui che si occupa poi della parte social. E siamo qua perché la CNA ci ha dato questa possibilità già l'anno scorso di presentare appunto questo progetto. Qui c'è solo una piccola selezione, però come vini il territorio, o comunque nel Piemonte abbiamo portato il Canavese, per esempio, e poi dal Friuli fino alla Sicilia invece riusciamo a coprire un po' su tutta l'Italia. E qui ci sembrava l'occasione giusta, perché se vuoi puoi intanto assaggiarle e poi per far conoscere questa nuova realtà. Senti, l'ultimissima domanda che ti faccio, un buon vino che consigli per l'estate, un buon vino estivo da bere, diciamo... È abbastanza facile, perché io da quando ho aperto la vineria nel 2009 ho sempre sponsorizzato il rosé. Ah, ok. Che è sempre stato un vino un po' bistrattato per noi, soprattutto piemontesi, l'idea del mischione bianco e rosso, a differenza dei francesi che ormai sono anni che propongono il rosé. Il rosé è perfetto, perché è un vino a bacca rossa, perciò proviene... Da un'uva rossa, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia si trova, però deve essere, come nel nostro caso, casualmente. Per esempio, questo è un rosé, un rosato del Canavese, del 50% Barbera e 50% Nebbiolo, fermo. Se invece uno vuole la bollicina, questo è un 100% Nebbiolo. Qui parliamo della cantina della Serra, una cantina del Canavese, però io proporrei per tutto passo, dall'aperitivo al pasto, alla cena, un buon rosé fresco. Ottimo, non so se Marco avevi qualche domanda. Mi ha rubato tutto. Ottimo. L'ultima domanda era questa. Ma le consegne le fate col van? Magari, questo potrebbe... Non sarebbe male. Questo potrebbe essere. Se uno ha tempo, se non ha esigenze particolari, si può anche pensare. O se rigrafate. Sarebbe...
perché chiaramente questo mezzo è perfetto. Spazio ce n'è. Tutto. E anche un po' nel vostro logo, quindi sì, diciamo. Sì, sì. Ottimo. Grazie allora.